Ciao ragazzi, allora vabbè c'è la luce contro, comunque sto andando al mare, quindi vi faccio vedere un po' la strada appunto per andare al mare. Aspettate, vi faccio vedere casa mia, giusto l'entrata, la casa della mia migliore amica e la mia, la bifamiliare. Adesso chiudo il cancello, che mio padre si è già avviato in macchina mentre io vado in bicicletta, anche perché siamo vicini, ci metto neanche 10 minuti in bici. Allora, vediamo come si gira. Vado in bici, a parte ieri che non sono andata in bici perché non si era certi del tempo, quindi nel caso in cui dovesse venire a piovere. Qua è la via da cui si arriva, diciamo, dalla statale. Mentre io vado a sinistra, fino in fondo. Fino in fondo dove c'è la pineta. Tra l'altro magari un giorno, una di queste mattine, andiamo in spiaggia attraversando la pineta. È molto carino, molto suggestivo, e poi arrivi in una zona della spiaggia che raggiungi anche, ci raggiungi anche dal parcheggio delle macchine, però lo fai attraversando la pineta, che è secondo me più carino. E niente, adesso me la faccio tutta in bici, di solito metto un po' di musica dal cellulare, ma anche perché in bici sono sempre da sola. Anche perché ieri abbiamo fatto una mangiatazza, ci siamo alzati un po' più tardi oggi del solito. Di solito alle 9 del mattino comunque io sono in spiaggia, anche perché appunto non avendo tutto il tempo che di solito quando vengo qua, che negli anni scorsi fin quando ero piccola stavo almeno un mese, anche un mese e mezzo qua in Basilicata, ma quest'anno come sapete che ho avuto tutti questi 3.000 impegni non ero neanche certa di venire. E quindi è importantissimo abbronzarsi il più possibile prima di tornare a Reggio. E ieri stavo dicendo che abbiamo fatto una mangiatazza della Madonna. Siamo andati a Bernaldi in questo ristorante, si chiama La Locandiera. Ve lo consiglio assolutamente, è stata veramente un'esperienza gastronomica magnifica. Sia dal punto di vista del servizio, che se vi serve il ragazzo, adesso non mi viene in mente il nome, che è il figlio della proprietaria, è anche sommelier, descrive i piatti in modo accurato, cioè proprio è veramente molto molto, e poi i piatti erano ottimi, squisiti. Comunque scriverò la mia solita recensione su TripAdvisor oppure su Food Spotting, insomma queste cose qua. Adesso metto un attimo giù il cellulare, così continuo a pedalare e poi vi faccio vedere il resto della stradina per andare in spiaggia. Ecco, mi sto riprendendo di nuovo, vi faccio vedere anche un po' il paesaggio, perché ovviamente siamo vicinissimi al mare, ma è zona di campagna, quindi ci sono un sacco di campi coltivati. Quella lì che vedete è la pineta, qua c'è un campo di pannocchie. Quando eravamo piccole, io e la mia migliore amica, Elena, la ragazza di Ola che ha visto un altro vlog, andavamo a prendere grandi mangiatrici di pannocchie. Qua c'è una strada che se si va a destra, vedete le sue macchine, e si lascia la macchina lì o la bicicletta, quello che è, e si attraversa la pineta appunto e si va al mare. Se no si va a sinistra, come nel mio caso. Qua c'è sempre la pineta e si pedala fino in fondo alla strada, c'è una curva e poi sempre dritto e si arriva in questo spiazzo, segue una macchina, questo spiazzo, parcheggio macchina, c'è un piccolo bagno con qualche lettino sdraio, ma solo dagli ultimi anni, sarà da 4-5 anni che c'è, prima era tutta spiaggia libera, zona terzo cavone, perché poi ovviamente ci sono i bagni, i lidi, hotel, c'è il club Med là in fondo. E mio padre, la Monica che è sua moglie, i genitori dell'Elena, così hanno preso gli ombrelloni per praticità loro, quindi io appoggio la roba lì e poi soprattutto con mio papà così andiamo a fare le camminate verso la zona a cui si arriva attraversando anche quella pineta. Ecco, vi farò vedere dopo. Ho il vento contro, è faticosissimo, però devo, dopo quella quantità di cibo che ho mangiato ieri, ecco.
Sì, allora, non vedo bene perché anche se ho gli occhiali c'è troppo riflesso del sole, faccio fatica a vedere cosa sto riprendendo. Comunque, questa è la stradona finale, pezzo di strada finale che porta al mare. Infatti non so se riuscite a vederla, in fondo ci sono delle macchie. Qua di fianco c'è sempre la pineta. È un paesaggio un po'... sembra un po' africano. Una piccola savana italiana, mettiamola così. E d'inverno il mare arriva fino in queste zone, in questo punto, come vedete. La pineta. Adesso ci avviciniamo. E figurati se non prendo l'unico buco che c'è. E niente, poi adesso sì, parcheggio la bici e poi vi faccio vedere la spiaggia. Allora, parcheggio macchina, la mia bici, quella gialla. Qui appunto qua c'è il piccolo bagno. Solamente la gente mi guarderà male. Lo stesso. Ciao! Ah, mio padre che arriva, tutto bello che sta, saluta l'amico con cui ieri abbiamo stati a mangiare a Bernard, lei in fondo c'è tutta la spiaggia libera con la pineta che vi farò vedere. Buongiorno. Sto riprendendo. Ti abbiamo visto in bicicletta. Sì, perché stavo facendo una ripresa. Ho detto anche il Lido dei primari, sì, con Gian Domenico Russo, vedi? Il nostro amico. Che sta facendo un gustaio anche. Decisamente, dopo la mangiata di ieri è incredibile comunque, veramente. Così, facciamo vedere il mare. Che ore sono? Le 10:30? Ah, stasera. Padre. Stiamo andando a raccogliere le stelline, vi farò vedere come vengono raccolte, anche se l'Elena non vuole essere ripresa. La spiaggia ogni anno cambia, nel senso che ci sono stati anni in cui era molto più larga a questo punto. Quest'anno il mare si è mangiato un po' di pineta, però ogni anno appunto cambia. Ah, poi qua vicino, dall'altro lato, cioè se avessimo fatto la passeggiata nell'altro senso, sarebbe stato il fiume Cavone, appunto. Là ci sono appunto gli ombrelloni e saranno più o meno le 11:40, questa è la luce, il mare è ancora calmo, nel pomeriggio di solito si increspa un pochino. Le mie amiche, i miei amici, quando eravamo bambini, giocavamo un sacco dentro la pineta. Guarda, adesso le dita davanti all'obiettivo. Era molto divertente, quindi vi farò vedere l'interno della pineta la prossima volta. Bene, allora vi ho fatto vedere un po' la spiaggia, la pineta, no, non è vero, c'è la pineta da fuori, poi magari vi faccio vedere il passaggio dall'interno pineta un altro giorno. Adesso è la mezza, sto tornando a casa,
mangio un po' di ricotta fresca, quelle cose lì, anche perché stasera abbiamo un'ennesima cena, quindi di sicuro non si starà particolarmente leggeri. E oggi pomeriggio studio, sarà meglio che vada a correre dopo sempre la cena di ieri e la cena che mi aspetta oggi. E basta, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!